Ho sempre considerato il parco Valle del Treia come una sorta di dipinto su tela, come se fosse un'opera di un pittore. Un sottobosco coperto dai chiome degli alberi, formato da molte cascate che si tuffano nel fiume, un fiume ricco di grandi massi ricoperti di muschio. Ci si può avvicinare alle cascate, toccare l'acqua con mano. Poi c'è il caseggiato delle vecchie macine e ancora più avanti scoprire tante altre cose. Il luogo fa parte del comune di Mazzano Romano e Calcata. Calcata è un paesino rurale, sopra una montagna. Molto tempo fa ho avuto modo di apprezzarlo anche di notte, con le luci fioche, giallastre, che illuminavano i piccoli viottoli. Feci già questa avventura, ma oggi ci ritorno volentieri con questa escursione di gruppo. Bene, a questo punto non mi rimane che preparare l'attrezzatura e andare a prendere gli amici. A fra poco e buona visione. Ciao ragazzi, benvenuti al Parco Valle del Treia. E iniziamo adesso la nostra escursione. E ho fatto un'introduzione che mi è piaciuta particolarmente perché è una di quelle introduzioni un po' introspettive, no? Con quella lume di candela, un po' come questo fiume che mi sta alle spalle, una cosa molto suggestiva e nello stesso tempo anche introspettiva volendo. E come dicevo sull'introduzione, paragono questa bellissima escursione ad una tela, un dipinto su tela. E con questo colgo l'occasione per salutare una persona fantastica che si chiama Mina, che mi segue moltissimo in queste mie escursioni, sia da singole e sia con gruppi. E infatti adesso sto raggiungendo Fausto, Fernanda e Anna e ci vediamo tra un attimo. Ehi Fausto! Buongiorno. Allora, Fausto è il nostro esperto del Treia, Grazie, troppo lo buono. conosce molto bene. Sì, una bella zona veramente, qua intorno Mazzano è bella, sì. Le mitiche cascate di Monte Gelato. Bello, Esatto. bello. Poi mi hai detto anche che c'è anche dei cavalli, tiro con Sì, qua l'arco. ci stanno i centri estivi, ma credo che siano aperti anche l'inverno. Bello, c'è il ponte di Betano, giochi per i bambini, anche per noi adulti. Tiro con Wow! l'arco, bello. Mi ritrovo qui come qualche anno fa a un passo dalle prime cascate di Monte Gelato. Sono molto piccole, basse, però molto belle da vedere.
Adesso amici proseguiamo più avanti e vediamo il fiume in tutta la sua bellezza e vedete che bel posticino che è. E questo è il punto che adoro di più in assoluto, ragazzi. Massi ricoperti da muschi all'interno del fiume, e sopra le nostre teste ci sono fitte chiome di alberi. E questo che rende meraviglioso questo tratto. Adesso ve lo mostro come si deve. Ah, Cioè, passavamo il Belli altini qua, eh? Sì, bello. Ci guadagniamo pranzo insieme. Adesso c'è il puffo nel fiume. Ah, bello! Questo è l'atto Prende il conclusivo. costume, Sì, ma adesso ci sta. Sei sassi che mi sono. Quindi c'è una curva a sinistra. Vedevo. Infine ci hanno messo pure la curva. Guarda gli ascensori, che rinvii. Questa si è famosa per le mani, sta curva. Sì, tu non c'hai guanti. Guardate quanto è grande questo fungo, confronto alla mia mano. Enorme. Non so assolutamente di che specie sia. Se qualcuno lo sa, me lo scrive qui sotto ai commenti, grazie. E questi sono i terreni che piacciono a me. Abbastanza difficoltosi, guardate. Non sembra, ma è una bella salita. Wow, le belle rocce con le spalle. Auguri per me, ci rivediamo dopo. Percorso abbastanza complesso perché a tratti è friabile, a tratti invece ci sono dei punti scivolosi. Oh, ecco un altro bel percorso molto complesso. Non sembrerebbe, ma è veramente un più di un 40% di salita, vedete? Il terreno è molto accidentato. Bisogna usare questi corrimano per salire fino in cima. Qui siamo ad una bella altezza, eh? Scusate le troppe vibrazioni della telecamera, ma è il bello dell'arrampicata. Ecco, qui si normalizza il percorso.
Eccoci giunti al termine, cari amici, di questa bellissima escursione. Il percorso è stato molto impegnativo, tra salite veramente importanti, un 40% di salita bella e buona, e terreni molto complessi, eccetera eccetera. E quindi sono soddisfatto, ecco. Ci vediamo alla prossima escursione. Come sempre, iscrivetevi nel mio canale Escursioni Estive.
Ciao.